Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Cari amici roditori, mi frullano i baffi dall'emozione. Ho tra le zampe il racconto di un'avventura stratopica che ho vissuto insieme a mia sorella Thea, mio cugino Trappola e i miei nipoti Benjamin e Trappi. La voce di Geronimo Stilton non è probabilmente una di quelle che gli ascoltatori di un podcast sulla diplomazia si aspetterebbero di sentire, ma questa volta è proprio lui l'ospite d'onore di Voci dalla Farnesina. Benvenuti al podcast del Ministero degli Esteri realizzato con l'ANSA, una puntata che abbiamo voluto dedicare a un progetto commissionato dalla Farnesina e che vede come protagonista proprio il topo giornalista amato dai più piccoli. Abbiamo partecipato ad una formaggiosa caccia al tesoro, la Mille Meraviglie, alla scoperta di un paese straordinario, pieno di bellezze di ogni genere, e come sempre ho deciso di raccontarvi tutto in un libro. Il paese di cui stiamo parlando è naturalmente il nostro, l'Italia. Mille Meraviglie è il titolo scelto per il libro, un viaggio tra le bellezze del nostro paese, destinato alla rete culturale internazionale della Farnesina, ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura all'estero. Un'idea che ha subito convinto l'autrice di Geronimo Stilton, Elisabetta Dami. Mille Meraviglie è un'opera molto importante per me e quando mi è stata proposta mi ha subito entusiasmato, perché è l'incontro di più mondi, il mondo artistico e culturale con il mondo istituzionale, l'incontro di Geronimo Stilton con le nostre belle e preziose tradizioni italiane, l'incontro di tanti lettori con la nostra cultura, la nostra storia e le nostre radici, per dar valore alla nostra bella, bellissima Italia. Io ringrazio Elisabetta Dami che ci ha voluto mandare questo contributo e adesso per entrare un po' più nel dettaglio sulla genesi di questo progetto do il benvenuto a Marco Gioacchini, buongiorno. Un funzionario della promozione culturale qui alla Farnesina che ha seguito da vicino la realizzazione di questo progetto. Ecco, qual è stata la genesi di questo libro e dove sarà possibile trovarlo, che distribuzione avrà? Innanzitutto grazie per poter parlare di questo progetto che è rivolto ovviamente a un pubblico giovane, soprattutto di ragazzi e ragazze di tutto il mondo. Dal punto di vista redazionale e operativo abbiamo lavorato come Ministero degli Esteri insieme a tutti gli altri partner e operatori che sono della galassia di Geronimo Stilton. Nella fattispecie le società International Characters, Mondadori, PM e Atlantica, che detengono a vario titolo i diritti sul personaggio. E il primo contatto che abbiamo avuto è stato nell'aprile 2020, quando abbiamo fatto una videoconferenza tutti insieme ad Elisabetta Dami, per concordare un po' quello che sarebbe stato, insomma, l'idea. E da parte nostra abbiamo proposto quindi una lista ragionata di posti, di luoghi che volevamo comunque trattare, e dall'altra siamo stati partecipi di scelte narrative e grafiche che abbiamo condiviso con la redazione. In questo lavoro ovviamente siamo arrivati a selezionare alcuni siti particolari e soprattutto quelli delle liste del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO, e nell'autunno 2020 finalmente siamo arrivati alle copie diciamo definitive, copie che in 16.000 esemplari sono state inviate agli istituti di cultura e alle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, e che invece nella forma PDF sono caricate sul sito italiana del Ministero degli Esteri per una fruizione diciamo generale e gratuita. Devo dire che queste 16.000 copie sono state tradotte in tre lingue oltre all'italiano, quindi ne abbiamo in inglese, in spagnolo e in francese. Ecco, come mai avete scelto proprio questo personaggio, Geronimo Stilton, per avvicinare evidentemente alle bellezze dell'Italia un pubblico estero? Beh, il progetto Mille Meraviglie è nato innanzitutto dall'idea di raggiungere, come ho detto, le nuove generazioni con un messaggio di vicinanza al nostro paese, e quindi farlo tramite un personaggio tra virgolette italiano e conosciuto in tutto il mondo come Geronimo Stilton era un valore aggiunto. Parlare infatti di Italia e delle sue bellezze può essere più facile se il mezzo con cui si trasmette il messaggio è già conosciuto.
Devo dire che abbiamo puntato su un personaggio che da 20 anni è presente nell'editoria per ragazzi ed è già tradotto in 51 lingue. E ovviamente da parte di Geronimo c'è stata una immediata ed entusiastica adesione al progetto. Prima lei, parlando del lavoro di preparazione, ci ha raccontato come voi dal Ministero avete stilato una lista di luoghi che volevate fossero inseriti. Ci può raccontare quali sono stati scelti e perché? Sì, come detto, l'idea del Ministero era quella di dare risalto alle bellezze, anche nascoste dell'Italia, e quindi non solamente i siti più conosciuti e più turistici del nostro paese. È stata la stessa Elisabetta Adami ad abbozzare l'idea della caccia al tesoro fra le 20 regioni italiane. E quindi, nello scegliere il percorso, abbiamo innanzitutto, come detto, puntato sui siti iconici delle liste patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. E a questo riferimento, nell'ultima pagina del libro, c'è un riassunto sia delle attività dell'UNESCO che sui siti, appunto, delle liste del patrimonio dell'umanità. Poi abbiamo integrato questa proposta con siti, tradizioni, peculiarità che incuriosissero il lettore giovane, anche dal punto di vista naturalistico, ambientale, sportivo, tecnologico. Penso ad esempio alle arti della liuteria, della fabbricazione della carta, del polo accademico dei laboratori nazionali del Gran Sasso, alle escursioni sportive, eccetera. Per concludere, senza naturalmente dare troppi spoiler sulla trama, ci vuole raccontare... Qual è la storia al centro di questo libro? Beh, non vorrei anticipare troppo, però qualcosa ovviamente si può dire. Geronimo e quindi la sua famiglia partono per l'Italia e si trovano catapultati in una caccia al tesoro dal titolo appunto Mille Meraviglie. Quindi la loro è una delle squadre che partecipa a questa caccia al tesoro. La caccia al tesoro prevede un percorso a sorpresa tra le 20 regioni italiane. Dovranno infatti risolvere degli indovinelli per capire quale sarà il luogo in cui dovranno andare. Questo fa del viaggio Mille Meraviglie ovviamente un'esperienza intrigante e ricco di sorprese. Ma anche da italiano credo che sia un viaggio interessante, perché per anche un bambino, un ragazzo italiano, è possibile scoprire delle curiosità che invece non conosce del proprio paese. Posso anche anticipare un'altra cosa, che cioè il cugino Trappola si troverà di fronte a tutte le bontà gastronomiche che incontrerà nel nostro paese e che quindi farà uno sforzo per non assaggiarle tutte, ma non ci riuscirà. Di alcune di queste specialità troverete anche le ricette nel libro. Io la ringrazio, spero che questa piccola presentazione sia servita anche a incuriosire i nostri ascoltatori, che invito ad andare sul sito di Italiana, dove appunto è possibile vedere in PDF questo libro. E di nuovo ringrazio tutti i nostri ospiti e vi do appuntamento alle prossime puntate del nostro podcast, che vi ricordo esce con nuove puntate ogni mercoledì su tutte le principali piattaforme di podcasting e naturalmente sul sito di ansa.it. Una volta tanto, lascio che a fare i saluti finali sia il collega Geronimo Stilton. Se siete curiosi e, come me, amate scoprire sempre cose nuove, questa è l'avventura che fa per voi, garantito al formaggio. Pronti a partire?